E adesso viene il bello, perché il cultore delle regole, vediamo se sta... No, vai pure. In realtà molti di voi hanno fatto riferimento ad una squadra. Con Andrea abbiamo scoperto che anche le regole hanno un'anima, e quindi... Lo dico bene, no? E quindi Andrea Mazziotti, prima della parte conclusiva del nostro congresso, un saluto a Emma Bonino, ti ringrazio di cuore. Vai, ciao. Andrea. Grazie. Sotto la minaccia di Matteo vado velocissimo. Prima, come altri, vorrei fare un ringraziamento. Il ringraziamento è per come si è svolto il congresso, ancora più che per l'attività dei militanti, proprio per il percorso congressuale che secondo me è stato molto maturo sui territori. Ci sono state competizioni, litigate, ma si è svolto come si deve svolgere un vero processo democratico, dove gli organi vengono eletti dal basso. Non è per niente scontato e credo che sia stata data una grandissima dimostrazione di maturità. È una dimostrazione di maturità di una comunità, come l'ha definita giustamente ieri Carlo, che ha saputo riunire, e credo che sia l'elemento caratteristico di Azione, tre anime: l'anima politica degli amministratori locali che si sono uniti nel tempo e che noi vogliamo costituiscano la base del partito, dei civici. Serena Brandini ha detto una cosa bella: lei è per la prima volta passata dalle liste civiche, che spesso sono state anche modi dei partiti di nascondersi, a un partito, decidendo di stare in un partito, perché a livello nazionale è un partito che cambia le cose, e i tecnici, perché abbiamo moltissime persone esperte, però sono tecnici che si sono messi a fare politica, che erano esperti dei loro settori, ma che fanno politica, che vanno in televisione, che accettano di dire che fanno parte di un partito politico, perché, come ha detto Carlo, fanno politica con onore e dignità e hanno il coraggio di dire che sono in un partito politico. Perché io credo che uno dei temi, e ne l'ha affrontato ieri Alessandro De Nicola, è quello che i tecnici vengono spesso chiamati e non sempre sono disponibili e vogliono impegnarsi in un partito, perché spesso un po' si vergognano anche di quello che c'è in quel partito. Ecco, questo in Azione non è successo. Persone come Francesco Giuliani, Gian Piero Falasca, il generale Camporini non hanno vergogna di partecipare alla politica. E io, in un momento in cui noi tutti sosteniamo il governo Draghi e siamo stati i primi a dire che serviva Draghi, sogno, scusate il paradosso, un paese in cui alla politica non serva Draghi, ma che abbia un Draghi coi voti. Nel senso che noi abbiamo avuto dei partiti che si sono abbarbicati al governo Conte, e quando si sono accorti che andava tutto a rotoli, sono andati col cappello in mano da Draghi. Questo è successo. E generosamente il presidente Draghi sta svolgendo quel lavoro. Ecco, io penso che la politica abbia bisogno di un impegno diretto delle persone come Draghi. Noi stiamo cercando di farlo, c'è una professionalità altissima dentro Azione che però ha capito che deve scendere per strada a prendere i voti. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia un Draghi con i voti a governare questo paese, ed è evidente l'allusione all'amico che siede al centro di quel tavolo. Grazie. Vabbè, ma Andrea, è uno spettacolo, grazie davvero di cuore, ma grazie per tutto, per mesi e anni di lavoro insieme, soprattutto del tuo.